Allora, coach, come avevamo un po' anche detto alla vigilia, sarebbe stato un test più probante chiaramente rispetto alla prima amichevole. Ronda caustica, cosa ti è piaciuto, cosa è andato, cosa no? Beh, si vedevano la differenza di condizione, noi siamo molto più indietro, ma soprattutto dobbiamo ancora migliorare, ma tanto in difesa. Però mi è piaciuto sempre l'atteggiamento, la voglia di giocare insieme e di faticare insieme. L'errore è arrivata lì, è arrivata da un giorno, quindi è stata anche brava a entrare subito in campo. I giochi, alcuni giochi li conosceva già e quindi era un pochettino più facile. Però da parte di tutte quante mi è piaciuto nonostante che magari hanno dei carichi di lavoro in questo momento qui difficili da sopportare, quindi brillantezza un po' meno, mi è piaciuta però la voglia di applicarsi e di provare a fare le cose. Senti, Di Liron, già detto, è arrivata ieri praticamente, invece Brumermane, che non aveva giocato la settimana scorsa, ecco, aveva un piccolo fastidio, tutto rientrato, è stato 4 giorni ferma per precauzione, sembra che sia tutto a posto, adesso ha ricominciato oggi, ieri, ad allenarsi, quindi sicuramente sarà una giocatrice che ci darà una mano. Senti, in chiusura, l'impressione anche dalla risposta del pubblico è che le ragazze si divertano anche in campo, provano anche dei numeri, insomma, traspare questo, l'idea che comunque si divertano e vogliono divertire. Secondo me è importante, perché il basket è anche uno sport per divertimento. Di divertimento, ma deve essere sempre in funzione della squadra, in funzione del gruppo. E soprattutto ho piacere che comincino a divertirsi anche in difesa.